Questa società nella quale viviamo è giusto o non è giusto? Il sospetto di tutti, soprattutto dei giovani che hanno cominciato a contestare e a rimettere in discussione tutto, è veramente questo tipo di società consumistica piena di frigo, di televisioni a colori, di beni di consumo, di polaroid, di macchine, è la felicità? No, la verità è che tutti si sono accorti che è il diavolo, è l'opposto. Questo tipo di felicità è altamente infelice. L'italiano medio, a mio avviso, si è riconosciuto nell'infelicità di Fantozzi. Fantozzi è l'ufficio, Fantozzi è l'amore, Fantozzi è il weekend, Fantozzi è l'utilitaria. Che Fantozzi sia felice e infelice, Fantozzi è così. È uno che rinuncia a tutto, non a una cosa, a vivere. A vivere in una società che lui capisce, sa invivibile, è lucidissimo, non è tonto. Lucidamente sa che ogni suo tentativo finirà in una catastrofe, però comunque continuerà disperatamente col sorriso sulle labbra a correre di catastrofe in catastrofe, perché non ha altra scelta. Vivere in una società invivibile. Vivere come? Comunque. Sopravvivere, in effetti.